la metà che ha avuto un certo, penalty, diciamo, certo. La coscienza non si può misurare perché è al di fuori della realtà virtuale, quindi non ha una formula matematica che la possa descrivere, quindi non c'è nessuna possibilità di misurarla né in altezza né in ampiezza né in grandezza. La coscienza è tutto e niente, essendo una delle due cose niente, il niente non si può misurare. E quindi si può misurare la consapevolezza, che è una misura della coscienza. Indiretta, è come dire, io non posso vedermi, ma posso vedere la mia ombra, e quindi in base alla mia ombra mi faccio anche un'idea di come sono fatto io. Sostanzialmente l'ombra è la realtà virtuale, mentre la realtà vera, che è la realtà reale, è intoccabile. Guardate, ma per quanto riguarda le... perché io ho sbagliato quella del spazio tempo. Domande, quelle che non si sono fatte ieri, prego. Ah, un attimo, del tempo. Perdonami un attimo, voglio essere... Prego. Poi faccio il gran uomo, perché Roberta si era preparata una domanda, Lady Red, lei. Una domanda, io ti prego, solo una domanda, è una domanda molto interessante che riguardava anche... Sì. Quindi sì. Poi a te la parola, no, te l'ho promesso, è da un giorno che attendevo una domanda, le domande non si sono fatte, quindi... Stavo chiedendo il sì, sì. Quella delle dimensioni, cioè lo spazio, il tempo e... L'energia. L'energia. Parla molto di 16 dimensioni. Dunque... Perché, no, ma cioè, la confusione è banale qua, perché si confonde quando il fisico parla di dimensioni, in realtà non intende dimensioni fisiche, intende gradi di libertà, che è un'altra cosa. Quindi, allora, che cosa sono le dimensioni? Le dimensioni sono quel posto, quel luogo di punti, spazio-temporale, dove il corpo... te, qualsiasi altra cosa, si può muovere. Allora noi abbiamo, perché si dice che abbiamo quattro dimensioni, nelle teorie più importanti che sono qua, sono tre dello spazio e una del tempo, questa è una modellistica. Perché non tre dello spazio e tre del tempo, che sono molto più interessanti? Perché se io prendo, per esempio, un pietrone che ha... tre dimensioni diverse nell'asse dello spazio, del tempo, cioè x, y e z, e lo mando alla velocità della luce, o quasi, in questa direzione, a una velocità un po' diversa in quest'altra direzione, e a una velocità ancora un po' diversa, ma sempre quasi uguale alla velocità della luce in quest'altra direzione, io avrò tre distorcimenti del tempo in tre direzioni diverse. Quindi sarebbe corretto dire che il tempo ha tre dimensioni in uno spazio tridimensionale. Quindi non è... Allora, le dimensioni rappresentano i gradi di libertà. Come mi posso muovere io nello spazio e nel tempo? In sei modi diversi. Ci aggiungo altre tre dimensioni, che sono le dimensioni dell'energia, perché evidentemente allora ci avrò tre componenti energetiche, e il problema è che alla fine io ho, in questa modellizzazione, nove dimensioni, che sono le dimensioni delle video, nove dimensioni. Quelle sono le dimensioni. Quando il fisico va a fare i calcoli, scopre che deve impostare nove equazioni perché c'ha nove incognite. Purtroppo in quel contesto i fisici ce n'hanno 11. E allora cosa fa il fisico ganzo? Cerca di risolvere il problema dicendo: non c'è problema, aumento il numero di dimensioni. Così dice: avrò 11 dimensioni, 11 incognite e risolvo il problema. Già, ma nel fare questo le incognite aumentano a 14. Allora lui dice: aspetta, aumento le dimensioni a 14, sono arrivati fino a 19. E così non si arriva a fondo, perché è vero che te aumenti la possibilità dei gradi di libertà, ma aumenti anche le dimensioni e alla fine. Allora, napoletana però questo. Non si può, non c'è, c'è una regola in matematica che si chiama la regola dell'Hopital, che serve per fare dei calcoli. Si fa un'operazione al numeratore e un'operazione al denominatore, perché la formula diventi più semplice. Quando però si dice: guarda, non la usare questa regola, quando la parte di sopra e la parte di sotto, nel fare questo passaggio matematico, si complica. Perché te da una cosa così semplice, c'hai un foglio da risolvere dopo che è complicato. Risolvila solo quando è effettiva. E in quel contesto non si può usare. Sono arrivati a 19. Sono arrivati a 21, credo. Salirà ancora. Sì, diciamo che ora è di moda 11 dimensioni. Ora sono di moda 11 dimensioni, 10, 11 con la teoria delle stringhe. Sì, però della sinapsi non si capisce niente, perché sembra una...
Non so, ho letto un po' di Michiocati che spiegavo. Perché la teoria delle stringhe c'ha questo problema, cioè cerca di descrivere un oggetto in un modo semplice, come una stringa, cioè una specie di roba che vibra. E nel fare così ha semplificato l'oggetto, ma dopo ha complicato il mondo esterno di questo oggetto, che quindi chiede più parametri. E quindi la teoria delle stringhe, che per qualche anno è stata negli anni Ottanta, andava di moda, e c'era un professore di Torino che è stato l'inventore della teoria delle stringhe, con il quale io ho parlato anche una volta, Tullio Regge, il quale sono andato a Torino a incontrarlo. Io ero ancora del Centro Ufologico Nazionale e lui era un parlamentare europeo del PD, che allora non PD manco esisteva, il PDS esisteva, e gli avevano dato l'incarico di costruire una commissione all'interno della Comunità Europea che studiasse gli UFO. E lui era uscito fuori, tutto sui giornali, era venuto fuori, che aveva fatto una relazione in cui c'era una frase che c'era scritta a un certo punto della sua relazione: disco volante a forma di banana. Io dissi: no, questo bisogna andargli a dire che le banane non sono a forma di disco volante. Allora, perché, dai, sei un fisico teorico, io capisco, entro nella sostanza, c'era tutta una formula piena di punti, omega L, di quelle cose lì, dei, cioè, guarda, parliamone, perché non è così. Assolutamente. Il problema è anche un problema di interpretazione, che qui è nel problema di interpretazione si ritorna al problema delle dimensioni. Allora, se invece di complicarci la vita noi ce la scomplichiamo, ce la semplifichiamo, bisogna trovare il sistema di fare qualche cosa di più semplice. Ecco perché sostanzialmente in una si chiama irriducibile rappresentazione, cioè più piccola di quella non ci si può andare, 9 dimensioni vanno benissimo per descrivere un oggetto che si sposta con 9 gradi di libertà, 3 nello spazio, 3 nel tempo e 3 nell'energia. A quel punto si va a vedere se si riesce a fare le equazioni corrette e si scopre che sostanzialmente è meraviglioso, perché noi possiamo ridurre questo sistema di 9 dimensioni a un sistema di 3 dimensioni, in cui ogni dimensione è un tensore invece di essere un vettore. Cioè si sa già che lo spazio è uno spazio fatto a 3, ma è un asse solo. Il tempo è un asse fatto a 3, ma è un tempo solo. Quindi c'è una omogeneità tra spazio e tempo. Perché se no non si può fare, dire, parlare di spazio-tempo come un solo oggetto, se uno dei due lati è 3 volte, cioè ha 3 gradi di libertà rispetto all'altro. Nel senso che viene ricavato il tempo in base alle altre dimensioni. Il tempo non si può misurare, si misura con lo spostamento dello spazio, cioè la derivata dello spazio misura il tempo. Perché se io sono qui ora e sono lì dopo, ecco, qui e lì ha un significato, ora e dopo hanno un significato, ma se io sono qui ora e qui dopo, ora e dopo non ce ne può fregare di meno. Quindi la cosa importante era capire che il tempo così visto è una derivata dello spazio, analogously come il campo elettrico è una derivata del campo magnetico, perché è quello il problema. E allora ci si rendeva conto che in questa visione delle cose, nell'equazione di Maxwell ci sono 2 operatori, gli operatori sono il più, il meno, il per e il diviso, in quel contesto la divergenza e la rotazione, che sono 2 operatori geometrici. Il campo elettrico è legato alla divergenza del campo elettrico, il campo magnetico è legato alla rotazione del campo magnetico, e con queste 2 banalità si riesce a descrivere con dei disegnini attraverso le video, che poi vediamo perché è nato, in modo molto più semplice, cioè non ci sono variabili. Vai Robert. Una domanda. Prego. Come possiamo noi applicare alla realtà tutto questo meraviglioso mondo matematico di formule? Perché io ieri sono tornata a casa, ma c'è quello, 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 qu
mi chiedo come possiamo applicare magari alla guarigione. Allora, io come ho fatto? Io ho fatto il contrario. Okay. Ho applicato alla virtualità la realtà. Perché non posso applicare la realtà alla virtualità, cioè, però è solo un problema di forma mentis, oppure di punto di applicazione di dove sto io, di vediamo da dove si parte. Allora, in realtà ci sono delle difficoltà, perché nel mondo reale, la realtà reale è l'unica realtà vera esistente che ha la caratteristica di contemporaneamente alla sua esistenza non esistere. E già questo ti mette fuori di testa. Però guardate che la fisica quantistica c'ha della illogicità che è 100.000 volte peggio del ragionamento che ho fatto ora, quindi per un attimo accontentiamoci di questo. E allora io che cosa ho fatto? Ho cercato psicoanaliticamente di obbligare il mio cervello a fare due ragionamenti, uno con il lobo destro e l'altro con il lobo sinistro. Uno che ti diceva sostanzialmente quanto fa 2 più 2 e l'altro, ma perché 2 più 2 deve fare così? In quel contesto era un po' come se tentassi di utilizzare una visione duale, che è una visione della virtualità, perché la virtualità è duale, ma dopo mettere insieme queste due visioni, due mappe del territorio, una spaziale e una atemporale, che mi davano però lo stesso risultato, e quindi io riuscivo a costruire un significato alla realtà partendo dalla dualità, cioè il tentativo mio è di rimettere insieme le cose che ab inizio nell'universo avevamo tolto, avevamo spaccato, avevamo aperto. Quindi, e questo è stato il mio approccio. Nel caso mio mi dovevo sforzare di pensare come una femmina, che non è banale. Che non è banale, assolutamente, non posso assicurare. È come se da domani mattina mi dicessero: te da oggi c'hai un cervello di giapponese, marziano, no? Però dopo ci si fa caso, ovviamente il triade color test, il triade sound test aiutano a fare questa roba qui, e te riesci ad arrivare in fondo fidandoti a un certo punto della sensazione. È vero che 2 più 2 fa 4, ma la tua sensazione è che 2 più 2 faccia 4? Esempio, è perché siamo noi che stabiliamo per convenzione quanto fa 2 più 2. Esempio, le mele cascano per terra, perché c'è una formula che Newton ha detto, le mele cascano per terra. Dall'altra parte, ma a te, cosa ne pensi che le mele cascano per terra? Ti sembra dentro di te che ci sia una forza di gravità per cui la terra trae le mele? E la parte di me mi diceva, no, è una cazzata. Ma come? Ci sono i conti? No, è una cazzata. Ci ho messo 40 anni per capire che aveva ragione quello che diceva che era una cazzata. Però, dall'altra parte, l'osservazione della realtà virtuale ti portava a dire, te ti devi fidare di quello che vedi. Te ti devi fidare di quello che vedi è una cazzata, perché non è che non ti devi fidare di quello che vedi, ma dopo che l'hai guardato, con discernimento, interroga anche l'altra parte. Ma a te che ti sembra? No, te vedi una persona, quello è un grande scienziato. Porca puttana, Parisi, si è nominato ieri, ha vinto il premio Nobel, ha cercato di mettere insieme le leggi del perché gli storni si muovono in un certo modo tutti insieme. Termodinamica classica, meraviglioso, eccezionale. Te lo guardi e dice, ma a me mi sembra che c'è qualcosa che non va in quest'uomo qui, no? E dopo lo vedi in televisione che si fa la punturina. Fine. Ecco cos'era che non andava. Perché quando lui venne intervistato in televisione dalla solita giornalista, Mirta Merlino, lui all'inizio della, perché io non me le dimentico queste cose, all'inizio della pandemia disse, ora chiediamo a un professore che questo lo sa, è un fisico, porca puttana, e lui disse, i numeri dicono questo, e io di numeri me ne intendo, e io scrissi un commento sotto il coso di YouTube dove veniva fuori, di numeri te ne intenderai, ma hai scelto i numeri sbagliati, perché poi il tempo dà ragione ovviamente a chi ha ragione sostanzialmente, quindi ho imparato a fidarmi dell'altra parte.
cosa succede? Che mano a mano te cambi la tua percezione e a un certo punto arriva un istante in cui tu non sei più né un maschio né una femmina. Non ha niente a che fare con la Schlein. Sei un'altra cosa. Perché la Schlein non conosce né il maschile né il femminile, quindi non sa chi è. Essere né maschio né femmina vuol dire avere consapevolezza di tutte e due queste cose e integrarle insieme. Quindi vedi come le bugie che ti vogliono far credere che quello è un percorso da seguire, è la bugia migliore, è quella che si avvicina alla realtà, è quella più simile alla realtà, ma in qualche modo è il contrario. Allora a questo punto io, che ovviamente ho una caratteristica, cambio nel tempo il modo di gestire me stesso e delle cose. Io, è chiaro che entrando in questa stanza 2 anni fa avrei visto la stessa stanza, le stesse persone, eccetera, eccetera. Ed è così a apparenza, ma il numero dei pezzi della trasformata di Fourier mi si è aumentato tantissimo. Quindi la risposta che io do è una risposta che a un altro può sembrare strana. Cioè, quando io dico non ci sono i buoni e i cattivi e bisogna pensare solamente per sé, perché nell'universo, cioè, io sono l'anti-Red Ronnie sostanzialmente, no? Ora parla con Gesù. Sì, non c'è bisogno. Ecco. Allora, a questo punto uno mi può dire, ma te sei uno stronzo, te non aiuti nessuno, te sei uno che non ha pietà degli altri, non arriva uno, professore. Ma poi scusa, vedi, ma io sono maleducato perché sto pensando, ma che c'è bisogno? Uno che invita la Tonini, c'è bisogno che esatto, di dire che poi te legge. Ma basta fare, no, ha detto lui, basta fare. Similia similibus, come si dice? Inchiampettantur. Allora, il problema è quando. Perché poi la gente non capisce, ed è giusto che non capisca, perché se non ha fatto il percorso che ho fatto io, ha fatto un altro percorso, e se questi due percorsi hanno una consapevolezza differente, non è che c'è uno più bravo e uno meno bravo, ci sono due cose diverse, perché sennò sarebbe un discorso duale. Allora in quel contesto, mi chiama, sapete quante mail ricevo, telefonate, non riesco a fare il TCT, mi aiuti lei? E io dico no. Io c'ho 7-8 no, messaggi. Perché di te non me ne fotte una mazza. Politically incorrect. Perché te devi lavorare sul tuo problema. Non che sono io che lavora sul tuo problema. Lo farei volentieri, ma so, perché l'ho già fatto, che non serve. E ti peggiora la situazione. Quindi, allora, quello di là dice, è uno stronzo. E non c'è niente di male nell'essere stronzi, ecco qual è il problema fondamentale. Quindi, sì, quando mi si presenta, non so, il poverino, la Meloni, che a me la Meloni mi è simpatica. Tu cioè, hai una grande teoria della Meloni. Sì. Hai mai espressa la tua teoria sulla Meloni? Sì. Credi che loro siano un pubblico o ormai sono... No, lo sapranno senz'altro. Certo. Okay. Allora, il problema... No, il problema della Meloni, la Meloni è una persona, pensate che è uno dei politici più vecchi del Parlamento italiano ed è una delle persone da un punto di vista politico più colto, cioè conosce i meccanismi della politica, che io peraltro non condivido, però è lei quella che il suo lavoro di politico lo sa fare, detto da uno che i politici vorrebbe vedere morti tutti. Vabbè, quindi per dire, mi metto nei panni della Meloni. La programmazione neolinguistica dice te devi guardare da un altro punto di vista la cosa, perché se no non la capisci se la guardi solo dal tuo punto di vista. E quindi io cerco di mettermi, non ci riuscirò chiaramente, nei panni della Meloni per provare a vedere come lei, dal suo punto di vista, vede la situazione. E vedo che c'è una trasformazione, per esempio. Cioè, prima di andare al governo diceva che il rosso era rosso, ora che è al governo dice che il blu è verde. Però se te e il giornalista, non c'è mai stato un giornalista che abbia avuto il coraggio di dirgli scusi, ma lei ha detto il contrario un anno fa. Non c'è. Lo dicono da lontano, cioè la Meloni una volta diceva questo, ma in faccia non c'è nessuno che glielo dice. Allora ci deve essere un motivo, vabbè, questo perché i giornalisti italiani non sono capaci. E quindi
non vogliono cadere in disgrazia e quindi pro domo sua fanno il loro lavoro. Ma perché ci si deve chiedere? Perché la Meloni dice, ma io non me lo ricordo, noi volevamo uscire dall'Europa, ma io ho detto una cosa del genere, ma quando mai? Io non me lo ricordo. Scusa, te sei troppo intelligente per non ricordartelo, però quando lei parla dice la verità, perché la programmazione neurolinguistica è vero che lei non si ricorda. E allora bisogna trovare un'altra chiave di lettura. E la chiave di lettura, come al solito, voi direte che io sono fissato, è una chiave di lettura aliena. Cioè, la Meloni scrive nel suo libro, io tutti i giorni, prima di andare al governo, io tutti i giorni parlo col mio angelo custode Arael. Finito. Finito. Noi siamo comandati da Arael. Il problema non c'è. Io quando facevo le ipnosi, c'avevo la gente che dopo aver fatto l'ipnosi, e ci conoscevamo da 3 anni, mi incontrava per la strada e non mi riconosceva. Tu chi sei? Così. Lavaggio del cervello totale. Svuotati dentro, come diceva qualcuno. Ma non solo, la tua teoria sul... Non lo farò anticipare. Ti avevi detto poi sostanzialmente, a Meloni, secondo te, nell'arco di poco tempo, cosa comunicherà? Ti ricordi l'anno scorso? No, no, beh, non dite tante. Che mi avevi detto che secondo te era un uomo e che voleva essere un uomo? No, dunque, il problema del... il problema della Meloni... No, il problema della Meloni è un problema di tipo psicoanalitico, cioè bisogna capire la psicanalisi di questa persona, perché sennò te non sai perché si comporta così. Cioè, ha delle scusanti la Meloni per avere un comportamento quanto mai dissociato nel tempo? E la storia della Meloni parla chiaro, cioè la Meloni viene abbandonata dal padre, quindi ha un conflitto con la figura paterna. Lei sostanzialmente rappresenta quel maschio che il padre avrebbe voluto, ma gli è venuta una femmina. E quindi, essendo che con poi la voce da uomo, essendo che poi il padre muore, il conflitto, l'incontro finale, che sarebbe stato un incontro esaustivo per tutti e due, che si sarebbero poi riappacificati sul piano della socialità familiare, non è mai avvenuto, perché la morte ha tagliato questo tipo di collegamento. Ora la Meloni inconsapevolmente vuol farsi riconoscere dalla figura del padre, che secondo lei da qualche parte è... Sì, va riesumato, ma ce l'ha dentro lei. E vuole dire, guarda che io non sono una donna, io sono quel maschio che tu hai sempre voluto. Capito? Ed ecco perché il suo orientamento politico è sempre stato un orientamento di destra, dove nella destra c'è la mitizzazione del superuomo, del superio, di colui, perché la donna nella destra non conta un cazzo. Conta semplicemente se imita l'uomo. E comunque avrà sempre un ruolo secondario. Tendenzialmente non ci meraviglieremmo, ma sono state parole tue se mi ricordo, ma forse pure che ho sbagliato, non ci meraviglieremmo se nell'arco di qualche anno, quando i figli crescono, la figlia, quello che è, potrebbe tendere ad avere un orientamento sessuale diverso dalla sua... Questa è una possibilità, questa è una possibilità, perché attraverso il processo di dissonanza cognitiva uno cerca di mettersi d'accordo le due parti di sé. Quindi questo poi, nella nostra teoria, cosa vuol dire? Che lei non ha consapevolezza del rapporto che c'è tra la sua parte animica e la sua parte spirituale. Quindi dentro quella donna lì c'è lo spirito che comanda e la parte animica che è seduta in un cantuccio che aspetta. A me sembra di sì. Professore, volevo chiedere una cosa invece. Perché sennò non ci avrebbe Arael dentro. X-Congress del 2019, io stavo parlando con lei, c'erano anche altre persone, una di queste le fece la domanda, identica a quella della Meloni, che inerente al ministro, se non sbaglio, della Grillo, che prima aveva detto che era contraria a determinate scelte vaccinali, dei vaccini, eccetera, e poi fece portacampana, sì, come, sì, come oh, tutto, sì, il partito, sì, e le rispose che secondo lei non c'era stato un intervento come quello che ha detto oggi della Meloni, cioè che abbiamo lavato la testa più, sì, in sintesi, sì, ma che era più un fatto legato alla corruzione. Allora, così, sì,
Ma una cosa sola voglio dire, qui ci sono tante persone, io mi piacerebbe solo sapere se tra queste persone state attendendo ancora queste o se queste non vengono, perché se no ci vuole. Sì, sì. Allora, Fiorella Marcocci la conoscete? No. E Lucia Bonomo. Sì. Deve arrivare, è una. Carla Stronda. Non c'è? No, allora io devo qui. Vittorio Vilardi. Daniele Gallo. Ah, non c'è Daniele, no. Scusa, Luigino. Ma vedete, è venuto fuori, però può per due, non lo so. Sì, no, certo. No, certo. Dario pure. Maria Federica Toia. E poi Gianluca Castellino. Anzi, ma su Cristina Luigi. Allora, decidete voi, ma probabilmente verranno insieme perché sennò. Se tu a decidere se vuoi cominciare. No, sì, finisco con questa cosa. Sì, tanto io. Domande, magari pure una io. Fate voi, Sì, sì. Ma aspettiamo tu che tieni aperto. Allora. Poi guardate una pausa prevista a metà. Quando volete voi, io. Sì, vediamo ora. Cioè, siamo proprio a braccio, no? Ora. Non ho capito. Prendo una caffezzante. Bravo, grazie. Il problema della corruzione è implicito nella costruzione delle regole sociali che costruiscono la Repubblica Italiana. Esempio, c'è proprio scritto dentro che è prevista la corruzione. Per dove sta scritto? Sta scritto nel fatto che i deputati hanno uno stipendio elevato. E quando gli si chiede, ma perché voi deputati avete uno stipendio elevato? Abbiamo uno stipendio elevato per poter reggere a una ipotesi di corruzione. In realtà, in quel contesto, vuol dire proprio che a te i soldi ti importano. E quindi è il contrario di quello che uno potrebbe pensare. Te prova a dire da domani mattina i senatori e i deputati fanno sto lavoro gratis. Gratis, non c'è più nessuno che lo fa. No? E poi prova a dire anche, in quello che poi io scrivo nel Mondo Felice, i partiti vengono eliminati. Perché il partito deve essere eliminato? Perché te sei il partito di se stesso, ma per eliminare la corruzione. Per quale motivo? Perché te ora c'hai il capo di un partito, corrompi lui, hai corrotto tutto il partito. Prova a corrompere 400 persone, che ti ci vuole un sacco più di soldi. E diventa più complicato e più difficile. Questo era. Quindi è evidente che nel contesto la corruzione è normale, è un parametro che non è quindi qualcosa di ma è corrotto, deve essere corrotto, perché lo Stato ti paga ed è lui il primo che ti corrompe, che ti dice te non devi più pensare con la tua testa, ma devi pensare con la testa del Presidente della Repubblica. Perché se non pensi più come il Presidente della Repubblica fai un reato. E il reato di opinione è punito in Italia, i carabinieri ti arrestano. Se te vai a dire che il Presidente della Repubblica è un cretino, oltre che reato di opinione è anche vilipendio, è anche di una figura come il Presidente, non si può fare. Ma ecco, il problema è che in Italia abbiamo questo. Io scrissi una prefazione del libro in cui parlavo di queste cose. In Italia, se uno, te cammini per la strada, arriva un borseggiatore, ti prende la borsetta e scappa, e te gridi al ladro, lui si ferma e ti denuncia. È una follia, ma è così. E ti può denunciare perché tu gli hai detto ladro. Non ha importanza che lui sia un ladro o no, ma te ladro non glielo puoi dire. Ma tu mi hai portato via la mia borsa. Ma lui ti dirà, te l'ho portata via perché mi è rimasta agganciata mentre correvo. Io non me ne ero neanche accorto, tu mi hai detto ladro, io mi sono fermato perché. Allora in realtà questo è come il coccodrillo che guarda l'elefante e dice all'elefante, criticandolo, te c'hai il nasone. E l'elefante si incazza. L'elefante ce l'ha il nasone. Quindi a un cretino, quando io gli dico sei un cretino, non lo sto offendendo, lo sto descrivendo.
Le rendo noto che le sottoscrivo, non so, le metto in evidenza questa cosa qui. Ecco, allora questo vuol dire essere politicamente corretti, perché l'elefante, se te gli dici che c'ha i nasoni, non si offende, perché lui sa che è fatto così. Allora chi è che si offende? Chi è che si incazza? Si incazza quello che ci hai azzeccato quando gli hai detto sei un cretino, perché lui inconsapevolmente lo sa di essere un cretino. E quando te prendi il professore di fisica che ti dice ma Langa dice tutte puttanate, l'entropia diminuisce perché c'è scritto così sul libro, perché me l'hanno insegnato così, ho capito, anche a me nel 300 mi bruciavano se dicevano che cascavano sassi dal cielo, poi sono arrivate le meteoriti, ma sul rogo mi bruciavano. Allora il problema qui deve essere chiarificato, cioè noi ci dobbiamo muovere in un campo in cui, buonasera, in cui le regole sono chiare e corrette per tutti, chiare, sono chiare le regole, perché le regole... Cosa fa a capire quando una persona ha l'anima? Dunque, una persona che si pone il problema, ma io avrò l'anima o no, è evidentemente animico, perché chi non si pone il problema è colui che non è animico, perché l'inconscio lavora da solo. Una domanda ricollegandomi alla Meloni. Sì. Perché io ho sempre pensato che tipo Speranza è completamente svuotato dentro. Sì. Ma invece Draghi l'è inventato. Draghi è un uomo. Draghi è un uomo di plastica. Draghi non c'è più. Draghi fa la sua tesi di laurea col professor Caffè, che era un anti-europeista nato. Fa una tesi di laurea anti-euro, no? Poi succede qualcosa, che era compagno di scuola di Galloni, compagno di corso di Galloni. Poi succede una cosa, che sale sulla barca della regina d'Inghilterra. A quel punto non c'è più lui. No, lì dentro non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. Non politico. Sì, è la mancanza, a livello di programmazione neurolinguistica, quello che si vede in Mario Draghi, che è sostanzialmente anche parecchio cinestesico, che non ha pathos, non ha emozioni, quindi la parte animica lì, non so se c'è stata qualche volta, però ora non c'è più, se c'è stata. Assolutamente. Assolutamente. Manipolazione. Assolutamente. Dico sempre che se una persona sviene davanti a lui, lui alza la gamba e gli passa avanti. Sì, un minimo sì. Certo, certo, assolutamente. Per lui è normale. Perché lui è diventato qualcosa che... Non so com'era prima, però... Anche lì è il candidato manciuriano, cioè lui è qualcuno che innanzitutto è un trovatello, quindi ha la problematicità di tutti coloro che sono in quella situazione e che sostanzialmente non hanno l'idea delle loro origini, quindi è un albero senza radici, quindi lui non sa chi sono i suoi veri genitori. In quel contesto il potere lo sceglie perché sa che lui è facilmente manipolabile quando il potere gli si presenterà a lui dicendo «Sono io il tuo babbo». Cosa dice la Beata Vergine Maria quando compare a Lucia di Fatima che aveva un casino in famiglia che non la cagava nessuno? La Madonna gli dice «Sono io la tua mamma, lascia perdere la tua mamma che c'ha tanti problemi, io sono anche la mamma della tua mamma». E allora Lucia, come la maggior parte delle femmine che vedono la Madonna, perché l'85% è femmine, e ha questo problema, ecco che vede nella figura femminile la vera madre, cioè l'origine di se stessa. Quando te non sai chi sei, ecco che da un punto di vista di responsabilità hai messo la responsabilità di sapere chi sei nel tuo genitore fittizio che hai ritrovato. Io se non avessi avuto i miei genitori ero uno di quelli che non sarei mai andato a cercarli, perché a me non me ne strafotte una mazza dei miei genitori. E quando te firmi e metti la firma,
Io non firmo Malanga Corrado, io firmo Corrado Malanga, perché Corrado è la cosa importante. Malanga purtroppo, la razzaccia maledetta, come diceva la mia mamma, si estinguono. Cioè, est modus in rebus, cioè prima il nome conta, poi il cognome purtroppo vengo da lì. Ma la maggior parte delle persone che non ha fatto certi tipi di esperienza e che si trova senza genitori per vari motivi, come la Meloni, come Lucia di Fatima e come Mario Draghi, ha bisogno di un surrogato. Il potere lo sa e dice: sono io, te devi, io sono il tuo punto di riferimento, io ti nutro, io ti do i soldi, io ti do il potere e quindi sono io il tuo babbo, quindi te mi devi ubbidire. Perché? Perché c'è scritto nel più alto dei cieli che l'uomo primo ha fatto il patto con la sua creatura che è l'uomo. Poi chiaramente a livello psicoanalitico si scopre che la figura dell'uomo primo è una figura costruita, cioè finta. È il padrone che ti fa credere che tu sei il suo schiavo. E te lo fa credere bene e te ci credi. Ma in realtà chi te l'ha detto che te sei lo schiavo del padrone? Te sei quello che ti pare. Il peccato originale è stato costruito e poi noi saremmo scappati dal paradiso terrestre. Noi siamo scappati dal paradiso terrestre. Non è che Dio ci ha cacciato. Nel mito questo è chiarissimo. E noi siamo scappati dal paradiso terrestre perché psicoanaliticamente parlando, e nel mito c'è scritto tutto, la parte animica e la parte spirituale, cioè Adamo ed Eva, con l'idea che il serpente, che è la mente, non a caso verde, gli ha detto guarda che quello lì te sta a fregà, te sta per acottà, come si dice a Roma, esci dal paradiso terrestre perché devi fare l'esperienza che lui non vuole che tu faccia. E porca puttana, Dio si trova con questi due che in realtà hanno deciso di fare l'esperienza della separazione e quindi vengono su questo piano per fare l'esperienza della separazione. A questo punto, come li recupero? Ci vuole il patto della nuova alleanza. Gli mando un attore, faccio finta che questo è mio figlio, che gli racconterà una marea di cazzate e il patto della nuova alleanza viene firmato. Ma viene firmato da chi? Solo da Dio. Noi non l'abbiamo mai firmato quel patto della nuova alleanza lì. E noi tutto questo, che nel mito è descritto così bene, lo ritroviamo nelle ipnosi regressive, quando la parte animica dice no, ma lui è quello grande, alto, grosso, con la barba, lui è l'uomo primo, lui è quello che è il mio babbo. Lui è il mio babbo, questo aspetto del maschile che prevarica il femminile nelle addotte femmine è pieno, che hanno processi di distruzione familiare perché dentro la famiglia c'è la figura di un padre padrone, di un fratello prevaricatore, di un compagno che le picchia, così, sempre. E a questo punto in ipnosi, te prendi la parte animica e gli dici, vai a vedere all'inizio dell'universo. All'inizio dell'universo, guarda, chi c'è? Ci sono solo io. C'è quell'altro, quello grosso, quello che ti diceva che te sei il suo babbo? No, non c'è. E allora vedi che lui non c'è, che ci sei te prima di lui. In quel contesto, la parte animica in ipnosi piange, perché si rende conto di essere stata turlupinata. E quando si esce dalla parte animica, quella donna, quella femmina è diventata donna, perché ha capito che la figura maschile non doveva essere il tuo prevaricatore. A quel punto non ci avrai più nella vita una figura maschile che ti prevarica e quindi l'alieno che è maschile non avrà più niente a che fare con te, te te ne libererai, perché prima non te ne potevi liberare, perché lui ti dice, non ti sei liberata di tuo zio che ti ha violentato quando te ci avevi 5 anni, non ti puoi liberare neanche della mia figura, che faccio lo stesso. Funziona così. Ma questo inganno si ripete anche nel tunnel di luce famoso quando stiamo parlando della stessa. Dipende, cioè il mio amico diceva di ciondola, cioè per quale motivo? Perché se io ho consapevolezza, quando io finisco di occupare questo contenitore, di là a me tunnel di luce non me le fanno vedere. Capisci? Cioè, quindi per questo che io dico, il processo di acquisizione di consapevolezza si fa qui. Qui, non che si aspetta di vedere di là cosa c'è.
intanto mettiamo i debiti, paghiamoli qua, e poi si guarda, perché se no uno fa presto a dire io qui non ci voglio più tornare, e ti ci riportano, ti ci rimettono, ti riciclano come dice Fagin, cioè l'ha proprio detto, ti riciclano, oh ragazzi. Io se ero lì gli avrei detto scusi, ti riciclano è plurale, voglio vedere cosa mi rispondeva. Quindi non va imboccato questo tunnel di luce, no. Dove si deve andare? Dunque, il problema del dove si deve andare non ha senso, perché quello non è un altro posto, è sempre qui, perché l'universo virtuale è non locale. Quindi il problema è legato al fatto che noi, avendo acquisito consapevolezza che siamo i creatori dell'universo, noi l'aldilà, a questo punto, non essendo più sotto i benefici della Luna, ce lo creiamo come vogliamo noi. Cioè, Piero Angela, quando è crepato, non è andato da nessuna parte, perché lui inconsapevolmente è convinto che di là non c'è niente e quindi è chiuso in una gabbia che lui stesso si è inconsapevolmente costruito. Tu ti costruisci il tuo inferno in cui andrai. Se credi di essere stato cattivo, cattolicamente parlando, ti dai le martellate sulle palle da solo, perché se sei convinto, crei quello di cui tu sei convinto. Ma in eterno questo, uno si crea il suo. No, e allora vedete, l'entropia è nelle formule dell'entropia. Non è mai entrato l'asse del tempo. Ci deve essere una ragione, uno se lo deve chiedere perché. Perché per mettere l'asse del tempo nell'entropia dobbiamo fare dei salti mortali. Possiamo, ma è molto complicato. Allora, il momento di inizio dell'universo, il momento di fine dell'universo, è anche questo momento, non è differente. Quindi uno comprende che l'universo virtuale è finito, ed è finito per fortuna, perché noi dobbiamo fare solo un'esperienza, l'esperienza della separazione. Quindi non abbiamo bisogno di un'esperienza infinita. Se la coscienza fosse totalmente incosciente di sé, dovremmo fare un'esperienza infinita. Invece, per fortuna, la coscienza sa tutto, tranne che cosa vuol dire essere in due. Facciamo 17,8 miliardi di anni che ci servono per fare questa esperienza. E alla fine la facciamo, perché l'entropia ci dice che alla fine ci si arriva. Quindi che meraviglia, perfetto. Dopodiché tutti avranno fatto quel percorso, tutti, obbligatoriamente. Noi ci siamo, siamo praticamente tutti. Quindi, questo era solo un corollario. Prego. Guardate che sì, però mi raccomando, perché sì, sì. Già le 5. Sapete che cosa dice Adriana? No, dice non gli fate domande, se no lo dobbiamo abbattere. Prof, esiste la coscienza? Allora, la coscienza esiste e non esiste contemporaneamente. La coscienza è viva e morta contemporaneamente. E questo è il punto di vista della realtà virtuale, perché noi possiamo avere un punto di vista duale solo perché siamo nella realtà virtuale. Non possiamo avere un punto di vista nella realtà reale, perché non ci sono punti di vista. Allora, l'ultimo aspetto, l'ultima barriera da conquistare a livello di consapevolezza è l'ultimo aspetto della dualità, comprendere che la coscienza è viva e morta insieme. Noi come la vediamo questa cosa? Come la sovrapposizione dei due stati quantici del fotone. Ancora una volta, siccome l'universo è un frattale e noi in alto e in basso vediamo sempre le stesse cose, ecco che abbiamo anche lì le due coscienze che si sono formate, che sono due stati quantici che torneranno in sovrapposizione fornendo il tutto e il contrario del tutto, dove il tutto e il contrario del tutto che si sono messi insieme sono effettivamente da un punto di vista X tuttissimo, ma dall'altro punto di vista sono niente, perché il più e il meno si sono ammazzati tra di loro. In quel contesto la coscienza, quando ha finito l'ultima esperienza che deve fare, che è quella che stiamo facendo noi, che cosa fa? Si ferma.
e nell'istante in cui si ferma, ecco che noi comprendiamo che noi abbiamo sbagliato la definizione di morto o di vivo. Che cos'è un morto o un vivo? Per la coscienza il morto è quello che non si vede, c'è ma non facendo nulla, non interagisce matematicamente con l'universo. È come se fosse in stand-by. Stand-by vuol dire morto, ma in quell'istante è anche vivo, e in quell'istante non c'è separazione tra il morto e il vivo, e quindi la coscienza, ci rendiamo conto che è sempre stata morta e viva insieme. Quindi, cominciamo. Oltre spazio, cioè se la coscienza è viva e morta insieme, oltre spazio, tempo e energia esiste altro? L'antispazio, l'antitempo e l'antienergia. Cioè l'antivirtualità. Bueno. Vogliamo cominciare? Sì, sì. Sì. Allora. No, è così. Grazie. No, no, grazie a voi. Per aver accettato questa gratuità, questo extra bellissimo. Lo posso portare a casa quando andiamo via? Ma il costo 200 euro l'ora, pare, dice lei. Che deve essere bisogna pagarlo.